È stato costituito ufficialmente anche a Isernia il Comitato Provinciale per il No al referendum sulla riforma della Costituzione. Il suo compito sarà quello di organizzare e coordinare le azioni e le iniziative che si terranno fino al termine della campagna referendaria. Sono già molte le adesioni, ha detto il coordinatore del Comitato, Celeste Caranci, ma il numero delle sottoscrizioni è destinato a crescere. Le adesioni sono tante, fioccano un po' da tutte le parti, in quanto il Comitato è un comitato ampio, largo e raccoglie adesioni di varia provenienza sociale, culturale e politica non solo, è un elenco provvisorio, attendiamo anche altre adesioni da parte sia di associazioni, di comitati, collettivi, anche da parte di singoli. Il comitato, è stato detto durante un incontro organizzato nei locali di Spazio 180, nasce per difendere e attuare la Costituzione democratica, repubblicana, antifascista e antirazzista. La riforma varata dal Parlamento su impulso del governo Renzi e il parere dei promotori del comitato rappresenta una coltellata dritta al cuore della legge fondamentale dello Stato. Bisogna dire no perché il popolo italiano deve difendere la sua sovranità a fronte di un disegno di annientamento dei principi fondanti su cui la Repubblica è nata. Si tratta di riaffermare con determinazione, con caparbietà, con tutte le risorse di cui disponiamo, che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo significa che se il sovrano accetta di autolimitare la sua sovranità, tutti gli altri poteri non possono pensare di farsi assoluti.